La katana mitica. Leggende narrano della sua esistenza. Storie antiche quanto Fortnite stesso. Miti di un passato ormai remoto. Così remoto che il popolo crede sia solo una leggenda. Ma così non è. Perché in questo video siamo finalmente riusciti a risolvere questo mistero millenario. Siamo riusciti a trovare la katana mitica. Guarda il video fino alla fine per scoprire come ottenerla. Ringrazio i samurai che usano il codice Kallari. La katana mitica, ragazzi, leggende narrano della sua esistenza, ma sarà vero? Per adesso atterriamo carichissimi a crocevia Kenjutsu, perché qui sicuro c'è la katana epica, quella normale. Avete ricordato? Ricordo che in questo video posso usare solo la katana, perché si dice che facendo ciò si possa ottenere la katana mitica. Noi ci fidiamo, ragazzi, di tutte quante le leggende. Dobbiamo riuscire a ottenerla. Per adesso però non c'ho manco uno shield e non ho ancora trovato la katana. Male. Quindi per adesso possiamo utilizzare le armi normali, ragazzi. La katana, eccola qua, ragazzi. Adesso questa sarà la nostra unica arma. Dobbiamo stare molto attenti. Nel frattempo droppiamo queste qua. Ok, perfetto. E cerchiamo di eliminare queste prede. Eccolo! Hai tu la katana mitica? Oh, gli ho fatto 130 bianco. Com'è possibile che sia ancora in vita? Com'è possibile? Evidente, ragazzi, è lui che ha la katana mitica. Perché solo una persona del genere può avere più vita bianca del normale. Ok, ci vediamo il maestro di chiavi. Magari lo troviamo nelle casse olografiche la katana mitica. Solamente il perk dell'assalto non ci serve a niente. Ovviamente non possiamo prendere più di una katana. Questo è davvero un peccato. Sarebbe stato bello, ragazzi, magari unendole tutte quante avremmo ottenuto finalmente la katana tanto desiderata. E però mo' i nemici. C'è una paura, porco d... Una botta così potente, ragazzi, che ci rimanda all'inizio. Magari questa volta riusciremo a trovare dello shield. Ci starebbe, ragazzi, ci starebbe questa trovata. Ovviamente mettiamoci la nostra katana fighissima al 2. Ed eccolo qua, l'avevo detto, ragazzi, che prendere quel Kinder Bueno nei denti ci sarebbe aiutato a trovare lo shieldone. Sicuramente quel Kinder Bueno mi ha anche fatto dimenticare come si parla, ragazzi, italiano. Ma non ci interessa la lingua. Dobbiamo perdere tutte le... Ho trovato gli shieldini dopo lo shieldone. Dicevo, dobbiamo perdere tutte quante le conoscenze. Diventare come l'acqua, pensare solo alla katana, ragazzi. Solo all'arte della spada. Mamma mia, quante qua! Che peccato che non possiamo prenderle. Magari se facciamo così, ragazzi, se sacrifichiamo 3 katane ai 2 samurai, asciniamo il gong, dovrebbe apparire. No, non è apparsa la katana mitica, ragazzi. Gran peccato. Non è così che funziona, allora. Non è così. Vediamo, vediamo dove possiamo trovarla. Oh, cosa odono le mie orecchie? Vieni qua, Marisol. Porca miseria. Fuori! Grazie! Oh, è morta! Ci vediamo il salto nella spazzatura, ragazzi, che ci potrà aiutare a trovare shield e altra roba. Sicuramente non ci dovrà trovare la katana mitica, perché non può spawnare nella spazzatura. Siamoci onesti, una cosa così figa non può uscire là dentro. Forse da qualche NPC, potremmo provare. Paolo the Gamer, grazie mille per l'abbonamento! A proposito, ragazzi, ho parlato di abbonamento perché sì, sto registrando il video in live sul canale principale e gioco con gli abbonati. Se anche tu vuoi giocare con me, puoi abbonarti al canale a solo 99 centesimi e seguire le live sul canale principale. Adesso, ragazzi, focussiamoci un po' al di là della katana mitica. Cosa dobbiamo fare per riuscire a vincere questa partita usando solamente la katana? Farmare mats, perché saranno i nostri più grandi alleati per prendere l'Agrand e giampare addosso alle persone con la katana. E di qui è passato qualcuno? Qualche maledetto? Che deve aver messo zizzania in questo dojo. Magari questo dojo nasconde la katana tanto desiderata? Non credo. Dove sta Nimaranza? Eccoli qua, ragazzi. Non so cosa stiamo facendo. Sono molto buggati. Otteniamo la katana, ragazzi, perché adesso ho dovuto evocare una squadra piena di samurai. Perché magari così, con il gruppo al completo, riusciremo a trovarla, quella mitica. Son Goku, la nostra preda. Vai, Riki. Spaccalo, spaccalo. Grandissimo. Eccolo qua. Preparati a essere crepata. Bam. Vai, ammazza. Grande brunetto. Troppo forte, troppo forte. No, no, ma Brunetto, ho capito che l'excitement di aver fatto una kill. Per addirittura commettere seppuku. Oddio, ma è un barbone. Noi lo diamo. No, ragazzi, no, no, no. Noi siamo samurai. Proteggiamo i deboli. Ok, ragazzi, sta andando bene la catch. Ragazzi, prendiamo il finale dignitoso. Adesso che, così adesso baffiamo la nostra katana. Adesso non è più epica, è leggendaria. Ci manca un altro piccolo buff per poterla rendere mitica. Andiamo a pushare qualcuno, che non ci sta. Ci sta il vuoto qua. Crepa! No, non stava in questo cespuglio. Dove sta? Eccolo qua sotto. Oddio, mi è scappato. Che telecronaca. Muori, 70, madonna mia, oh, la katana. 60. 35. E vuoi morire? Oh, mi ha baffato.
Un attimo, guardate qua come elimino questo qua. Guardate qua. Si è baffata subito di nuovo la katana. La banana, la banana. Mamma mia, sbucciata. Come avete detto? Così, sfondata. Oh, nemici, nemici, nemici. Oddio, c'è Deku. Muori. Grazie, una marina con questo qua. Ce la vuole fare? Oh, morto. Sto qua, sta ancora in vita. Che infame. Vuoi morire? Oh mio Dio, crepa! Oddio, ancora qua. Mi ha dato due lamate in gola proprio. Mi sei fraio, bro. Ancora! Godo! Cute lady kawaii, porco! Oh, mamma mia, l'abbiamo ammazzata, sta infame! No, 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 cecchino! Ho brutti ricordi. Morto! E però non build down cr... Vai, boxing! Vai! Vai, white! Vai! Buona! Che samurai, ragazzi, che samurai. Eccolo qua, abbiamo un contendente che magari ha la katana. Magari, ragazzi. Allora, se sensei muori così, facciamo prima. No, Brunetto, però. Grande. Il Pompa Maranza, sì, ha fatto una piccola apparizione il Pompa Maranza in questa partita. Ok, li vedo qua, stanno minando a tempo. Un po' di musica. Ok, 35. Porca miseria! Mi fai buildare, grazie. È ninja! È letteralmente ninja, il nostro nemico! Grande boxing, che samurai! Oddio, mi ha piaciuto addosso, sto qua! Aiuto! Ok, ragazzi, siamo in una bruttissima situazione. E qui dobbiamo usare la tecnica segreta di ogni samurai. La fuga. Perché ricordatelo, la fuga non è un disonore. Ma ci sta qualcuno che mi sta seguendo. Ci stanno seguendo tutti quanti. Ma perché è l'ultimo team, giusto? Sì. Vabbè. Scappa, scappa! Porca miseria! Vabbè, col pulso. Vieni qua e crepa! È una scimmia col desetto della banana, bellissimo. Vieni qua, Harley Quinn. La macchinetta rotta, forse da qui che uscirà, ragazzi. Un po' uno schifo. Oh, muori. Muori anche tu, pappagallo natalizio. Oddio. 60, vai. 130. Vabbè. Porca miseria, che botte che menano. 23 metri, vai. Funziona, ragazzi. Godo. Vai. Madonna di Dio. Vai, sfonda sto con... Oh, grande. Resta. Palla. No, c'è uno col pulse. Vedi quello là dove è scappato. Qui siamo noi tre. Uno, due, tre, ok. Quello verde, lo vedo, salta, vola, che si nasconde nel prato. Facciamoli fightare, ragazzi, perché dobbiamo eliminare assolutamente l'ultimo con la katana. Perché l'ultima prova è eliminare l'ultimo con la katana, la renderà mitica. È morto il verde! Godo! Vai. Kenjutsu no Shozitsu! Eccola qua, ragazzi, l'abbiamo ottenuta, potete vederla, la katana mitica, eccola qui! È riuscito a farci ottenere una vittoria reale, coronata, ragazzi!